Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi siamo freschi, per modo di dire, perché siamo tornati, sono tornata ieri dal Pitti a mezzanotte a casa, treni in ritardo, è successo di tutto di più, ovviamente disintegrati, sono tuttora disintegrata, la mia maglietta ho deciso di lasciarla volutamente, talk to the end, riflette il mio stato d'animo di oggi, ma siamo belli freschi, cioè abbiamo le idee così, no? Ancora belle fresche, decise. Facciamo subito il roundup, il sum di del PT. E quindi andiamo a parlare del PT. Del PT, ovviamente, non di tutti i brand, non di tutto quello che ho sentito, ma di quello che più mi ha colpito, di quello che mi sento per l'appunto di citare. Per chi non fosse mai stato al PT, per chi non sa come è fatto il PT, si svolge su due canali, padiglioni, corridoi, su cui poi ci sono stand a destra e a sinistra. Devo dire, se devo fare una nota, un po' sacrificato questa letta qua, su serie entrante in cui c'erano BDK, Gutal, Teo Cabonet, che era un po' così messa da parte, e c'è invece poi la sezione Spring, che è la sezione dedicata ai brand emergenti. Mi sono segnata qualcosina, togliamoci subito. Ah, ecco, vi faccio vedere che qua, per appunto, da qua si entra, solitamente ti fai il giro, poi o vai qua o arrivi qua e fai poi da un lato, poi dall'altro. Qua sopra c'era anche lo stand di Ne. C'era lo stand di Ne e io ovviamente potevo non prendere qualcosa, anzi togliamoci i libri davanti, peccato perché sono bochi. C'ero qua davanti, ho fatto una... Si può dire che ho fatto una... cretinata, perché il primo giorno che c'era lo stand bello pieno, c'erano tutti i libri disponibili, ho detto no, non mi carico il primo giorno, li prende il terzo non c'è. C'era più niente, e infatti anche la Dominique mi ha detto: Claudia, pessima, pessima idea. E quindi niente, ho preso due libri vecchi che volevo, e quindi li ho presi lo stesso. E di monomateria mi sarebbe piaciuto prendere il vetiver, ma era finito. Vetiver e lavanda, ho preso solo la lavanda. E poi invece, sempre per quanto riguarda i libri, io sono stata 2 giorni, venerdì e domenica. Ieri pomeriggio, quindi domenica, ho assistito alla presentazione del nuovo libro di Caterina Greppi. C'erano anche Franco Cardini, che è un medievista italiano, e ha curato l'introduzione alla lettura, e Antonio Alessandra, che anche lui ha scritto una prefazione, Profumi ed essenze alla corte dei califfi. Questo è il libro. Sembra molto interessante già solo dalla presentazione, devo dire, del professore Cardini, quindi sono molto curiosa di leggerlo. Cominciamo con i brand. Come dico sempre, per non fare torto a nessuno, andrò in ordine alfabetico. Ripeto, cito solo il Samsung, quello che a me è piaciuto, che a me ha colpito. Alex Simon. Distribuito da Baton, appena si entrava a destra, tra l'altro era. Dunque, io ce li avevo in mente perché, per l'appunto, questo brand nuovo fatto da Bertrand. Io che sono una Bertrand, come si dice? Girl, Bertrand Child, non lo so, una girl di Bertrand. Ecco, ero molto curiosa di sentirli. Devo dire che erano spruzzati su dei papillon. Ora, idea carina e tutto, però spruzzati chissà quando, non è la stessa cosa che sulla mogliette, non è la stessa cosa che su pelle, quindi sentiti così, sì, ce n'era qualcuno che sembrava interessante, ovviamente è da sentire sicuramente con calma, come dico sempre, ragazzi, questo vale sempre per tutti i profumi sentiti in fiera, sono impressioni, non possiamo dare recensioni certe perché non le abbiamo provate su pelle, perché non le abbiamo provate per lungo tempo, perché non le abbiamo provate con diversi climi o in diverse stagioni. Quindi ecco, sono veramente primissime impressioni. Brand avevano uno stand meraviglioso, Alex and Anton, due ragazzi che hanno uno studio di design a Berlino. Me li sono andati a cercare, me li sono scritto già su Google Maps, io se mai tornerò a Berlino, cosa che sì, devo assolutamente fare, lo dico sempre, Berlino è la città della mia vita.
per appunto appassionati di design, hanno questo studio di design, bim bum bam, hanno fatto, lanciato questi due extrait de parfum. Devo dire che già solo la presentazione dovreste vederla, c'è questa scatolina rettangolare con una boccetta da 30 ml, un imbuto in vetro e tre foto di un fotografo danese, di cui non mi ricordo il nome, che accompagnano l'ispirazione per l'appunto dei due profumi che si chiamano Coquet e tipo Voodoo, ma non è scritto Voodoo, è scritto Vaudou, Voodoo, quindi non saprei bene come pronunciarlo. Insieme a questi due extrait de parfum viene accompagnata in una scatoletta separata la vostra ceramica, ceramica giapponese, quindi anche lì tutta cosa bellissima fatta a mano. Niente, una cosa di una cura indescrivibile e per appunto l'imbutino per travasare questi due estratti e poi dartelo un po' come se fosse in realtà un olio, come gestualità, più un attar olio che un profumo da vaporizzare. Bellissime tutte e due le profumazioni, molto molto interessanti, bellissime. Io ne ho sentito soltanto una però su pelle. Poi, avere la barba! Dici, Lady, ma te che te ne devi fare? Perché devo dire che ci sono passata con Harry, ciao Harry. Anche questo nuovo brand, io non ne ho mai sentito parlare prima, hanno lanciato allora, c'è cioè, sicuramente un olio per la barba. Un olio per la barba. Tipo un detergente per la barba e poi un profumo per la barba. E devo dire che il profumo mi piace moltissimo. Sì, sicuramente tendenzialmente più maschile, però è un brand che si presenta molto molto carino. Poi è un brand giovane, quindi in bocca al lupo, ragazzi. E poi, ah, ecco, chiudiamo. Allora, i miei brand preferiti vi dico già che sono all'inizio e alla fine. I brand, secondo me, è rivelazione. La rivelazione di quest'anno per me dentro il pit è stata sicuramente Asman. Non c'è, ma proprio senza pensarci nemmeno due volte. Il proprietario, oddio, Hussein, non vorrei pronunciarlo in maniera sbagliata. Comunque, lui è indiano, ma è based in Dubai. Abbiamo nasi completamente diversi: Miguel Matos, Chris Morris, c'è cioè Gardoni che ha fatto l'ultimo, Canali e Gardoni. Anzi, vi faccio vedere, questo è il sample kit. Grazie per avermi regalato il sample kit. Tutte fragranze diverse, veramente interessanti, assolutamente da provare su pelle. Io innanzitutto vorrei fare un plauso alla Betty, alla mia amica Elisabetta, che è stata lì 3 giorni di fiera, ma diceva, beh, pagata per stare lì. No, si è proprio dedicata, cioè come ha spiegato, con tanta pazienza. Quindi Betty, veramente complimenti, brava. E niente, il progetto invece che sta per uscire di Gardone, quello appunto si chiamerà Risk. E io ho parlato con Antonio per l'appunto di questa nuova fragranza, facendoci così due parole. E Antonio mi ha raccontato che mentre lo stava facendo, un profumo tipo con una percentuale di naturali bestiale, una quantità di oud naturale incredibile, tipo 40% in formula, cioè cose assurde. E Antonio mi ha detto: ma non me lo fa. Mentre lo stavo facendo, pensavo: ma tanto non me lo manderanno mai in produzione, cioè che cosa sto facendo? E invece, gliel'hanno mandato in produzione. È un profumo assolutamente alla Gardoni, quindi non esattamente nelle mie corde, però ecco, se vi piace il vibe, ma è un brand tutto, veramente tutto da scoprire e io non vedo l'ora di toccacciarli, di provare tutto su pelle. Poi, viene ahimè che io non vorrei dire una cretinata, io non so se lo sapete, ma colleziono cipri vintage e io credo di avere una cipri di Benemè. Da qualche parte potrebbe essere. Comunque è un brand storico per l'appunto di saponette ciprie. Hanno lanciato la nuova linea beauty e quindi ci sono quattro fragranze in gamma, così molto molto femminili, cipriate, anche un po' volendosi d'antan, nel senso migliore del termine, ecco, fanno un po' saponetta, c'hanno anche la saponetta, la candela, la presentazione è molto carina, sembra un po', sembra un taglio di una pietra preziosa, come si dice?
un po' il tappo di Chanel, ecco, se avete presente il tappo dello Chanel No. 5, mettetelo in verticale, la boccetta sembra un po' quella, con poi il tappo fatto a conchiglia. No, la presentazione è molto molto carina. Un brand che mi piacerebbe vedere in giro, come, per esempio, mi piacerebbe vedere in giro Piné Papillon. Piné Papillon non è il primo anno che ha il PT, anzi è il secondo anno che ha il PT. E io che non uso il sample kit, no, i problemi di cavia. L'anno scorso mi avevano lasciato tipo dall'1 all'8, quest'anno ho avuto la possibilità avrò la possibilità di sentire gli altri 10, 11, 12, 15, 18, 19. Sono curiosissima. E hanno lanciato non un nuovo profumo, ma l'edizione limitata dei 100 ml, con tutti dei design particolari dietro. Io auguro sempre tanta fortuna a Piné Papillon, perché è un brand secondo me bellissimo e veramente veramente sottovalutato. Ragazzi, se avete l'opportunità di andare a sentire qualcosa di Piné Papillon, fatelo, perché non ve ne pentirete per certo. Altro brand, Born to Stand Out, made in Korea. Qua ho gli ultimi tre profumi che sono Sin and Pleasure, Sugar Addict e Dirty Heaven. E proveremo anche questo. E questo non abbiamo nemmeno spruzzato su pelle, perché erano spruzzate all'interno di queste cocottine con la bacchetta. Quindi le sentite dalla bacchetta, nemmeno su mouillette. Questi andrebbero veramente sentiti, spruzzati, però l'impressione generale è molto positiva. Sembra un brand carino, sicuramente bello giovane, frizzante. Ah, no, una ventata. Poi, Extra Virgo, sempre di Michele Marin, è uscito il nuovo profumo che si chiama Oracle, mi pare, cioè Oracolo, un incensone bello intenso, che ve lo dico a fare da sentire su pelle. Oramai l'abbiamo capita. Poi Frassai non esce con fragranze nuove, ma presenta le due nuove candele, e usciranno più avanti due hair mist, per l'appunto, quindi le fragranze per i capelli. Puoi sentire Frassai, fa sempre bene perché sono sempre meravigliosi. Poi, scoperta per me assoluta, Laurent Massone, soprattutto la Lavande Noire, che è entrata tipo nella mia wishlist per direttissima. Che bella questa lavanda! La lavanda facilmente è associata a profumi più tendenzialmente maschili da gentleman, no? Ma questa lavanda è veramente, veramente bellissima. Se potete, andatela a sentire. Madeleine, ah, scritto Mad et Len, sembra che ho pronunciato Madeleine, no, Mad et Len. Brand molto interessante le fragranze, non tutte, qualcosa un po' più scontata di altre, bellissimi, bellissimissimissimissimi, bellissima la sua linea per la casa. Le candele, tutto fatto con questo ferro battuto, tutto lavorato a mano, le candele pazzesche. C'erano questi contenitori rettangolari che tondi, con tu puoi scegliere se mettergli i cristalli, l'ambra o la pietra lavica, e gli metti sopra poi le goccine di fragranza e fanno da profumatore ambiente. No, ragazzi, oggetti veramente di design bellissimi. Cioè, io li vorrei a casa. Cioè, io se ricevessi tipo regali di Natale, ricevi un coso di Madeleine. Ah, bellissimo. Bello, 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 bello. Bello. Poi, Maria Candela Gentile, che mi ha lasciato proprio da Press. Esce con il suo nuovo profumo, Viridarium. Ragazzi, sentito così in fiera, bah. Cioè, no, bah, no. Bellino, però dici, bellino, ma va sentito su pelle, va sentito con calma, va sentito fuori, eh? Risentito adesso su mouillette, è meraviglioso, è veramente veramente meraviglioso, ispirato al Viridarium di Villa Livia Drusilla. Praticamente hanno fatto uno studio sulle varie piante, frutti presenti all'interno, frutteti, perché per appunto frutteti, giardini, presenti all'interno di questo dipinto, e poi praticamente Maria Candida l'ha
traslato all'interno della fragranza. Per l'appunto troviamo la scolopendra comune, l'abete rosso, il pino domestico, la quercia, l'alloro, il cipresso comune, il papavero, la viola selvatica, il mirto, la camomilla, l'iris, il melograno, la palma da dattero. Quindi è stato proprio uno studio ispirato da questo quadro. Ecco, è proprio questo quadro traslato in fragranza. Ispirazione bellissima, uno storytelling che poi si riflette effettivamente sulla fragranza, cosa non sempre così scontata. E di questo sono molto curiosa di sentirlo su pelle, molto molto, perché mi piace tantissimo. Sentito adesso su Mogliette è bellissimo. Poi Step Aboard ha presentato la sua nuova linea di profumi. Sono tre, non sono più in metropolitana, usciamo dalla metropolitana, siamo a Chicago. Tre opere d'arte diverse, tre profumi diversi, con tre nasi diversi, uno di Bertrand, gli altri due onestamente non me lo ricordo. Curiosa, sembrano carini anche quelli, sempre da sentire con calma, che ve lo dica fa. Poi invece passiamo alla sezione Spring, dunque anche qua ordine rigorosamente alfabetico, Estoras, questo brand di ispirazione, non ho capito se lui è svizzero o ungaro, ungherese, ungaro, o ungherese, ispirazione bellissima ragazzi, devo dire che cioè, ti trovi veramente avvantaggiato quando hai uno storytelling del genere. Suo nonno è stato il primo ad attraversare in macchina il deserto del Sahara. E quindi c'è qua tutta le tracce, per l'appunto, la mappatura delle varie tracce, giorno 1, giorno 2, giorno 3, che cosa hanno fatto, cosa che poi si riflette anche nella scatola, che purtroppo qua c'è soltanto chiusa, non c'è una scatola aperta. Ve la faccio vedere chiusa, anche se chiusa non rende completamente zero. Praticamente questa scatola poi si apre e anche dentro ci sono le foto, testimoni per l'appunto di tutto il viaggio. No, c'è una cura, ma veramente incredibile, incredibile. I profumi sono fatti molto bene. Il mio preferito finora dei tre, sono per ora soltanto tre, sentite, il mio preferito è Antal. Chasing the Horizon, e per l'appunto hanno tutta questa ispirazione, no ragazzi, bellissimo. Porto di Alessandria, Shadow of Giza della piramide, ovviamente. No, dai, ispirazione bellissima, brand fatto benissimo. Lui, il ragazzo che c'era lì, ce l'ha spiegato con una cura incredibile, incredibile. Veramente complimenti a questo brand, un altro brand a cui auguro veramente tanta, tanta fortuna. No, ah, siamo arrivati, siamo arrivati. Kish è il primo brand di skincare per la zona intima femminile. Ve l'avete mai sentita? Perché trascurare la zona intima? E quindi hanno fatto questa linea con il siero idratante, il lightening serum, il siero illuminante, la crema anti-aging, il mist rinfrescante e mi hanno regalato, ragazzi, la Hydra Lift Collagen Mask, la maschera per la potato. Ah, I die, I'm dying, I'm done, done. Luca, Luke, no, Luca, not Luke, Luca. No, ma capito? Cioè, capito la situation? No, 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 siamo troppo avanti. Siamo troppo avanti. Basta, che vi devo dire? Troppo avanti, sono curiosa di farmela. Sono avanti, troppo avanti, basta. Geniali, veramente, veramente geniali. Poi, Nisaba, invece, un brand sempre veramente, veramente carino, che io mi auguro sempre che in Italia trovi la sua distribuzione, sta uscendo con la linea da 20 ml. E in più due fragranze sono in the making, non mi ricordo i nomi, cretina, non me li sono scritti, forse, no, bello che li ho pure provati su pelle, ma non mi sono scritta i nomi. Uno è ispirato all'India, India del Sud, Madurai, se vi dico Madurai è ovviamente gelsomino, tuberosa, è molto verde su pelle, e invece l'altro è ispirato
Loro stanno molto attenti alle materie prime, al sourcing, cioè a dove andare a prendere la materia prima, cioè perché li andiamo a prendere da là, qual è il profumo che meglio li rappresenti. Ecco, quindi Somalia è ovviamente una bomba di resine, e quindi abbiamo Libano, Mirra e Opoponax. Devo dire su pelle anche questo molto molto carino. Tobba! Tobba non lancia nessuna fragranza nuova, ma lancia tre, no, che tre? No, non sono tre, sono almeno sei, se non sbaglio, le candele nuove. Anche lì, oggetto veramente di design super carino. Ce n'è una che sa di tipo di caffè e rosa, che io la voglio. Io la vorrei. Poi, Versatile, esce, no, esce, non so parlare ragazzi in questo video, abbiate pietà, cioè veramente io vi chiedo scusa, devo ancora riprendermi, ma veramente devo ancora riprendermi. Versatile, l'ho trovato interessante, non ci siamo abituati, io credo che noi in Italia non abbiamo ancora questa cultura. È una linea di oli da 15 ml, quindi molto easy, molto carina, molto facile. Anche le profumazioni non sono niente di troppo complicato, ma sono comunque carine, comunque fatte bene, molto bellina la gestualità, che però io temo che purtroppo in Italia ancora non ci siamo, non ce l'abbiamo molto. E Voscanian invece esce con la sua rosa. Ha fatto un nuovo profumo alla rosa, anche Voscanian, altro brand che secondo me lavora molto molto bene, a me piace sempre tanto. Il suo Pêche Chypre e l'Eau de Serra de Nuit sono due profumi che mi piacciono moltissimo. Sarebbe finita qua se non fosse che il brand che forse più di tutti mi è piaciuto non è stato in fiera, ma fuori dalla fiera. Fuori dalla fiera ho ricevuto l'invito da Thomas de Monaco. Thomas de Monaco, che sta andando molto bene già in USA, in Germania, è una linea luxury, si pone come linea luxury, però ragazzi fa delle fragranze da io le dico una più bella dell'altra. Rose Gold, Sol Salgado, Fuego Futuro, Eau Coeur e Grand Beurre. No, raga, uno veramente, ma veramente più bella dell'altra. Ora, per l'appunto, è una linea luxury, quindi io gli auguro di trovare un distributore che in questo è ferrato. Avrei un paio di idee e glielo auguro veramente, glielo auguro perché le fragranze sono una più bella dell'altra. La mia preferita è, io direi, Rose Gold. No, Rose Gold è tipo Claudia chiuso in boccetto. Aspetta, vediamo. Ecco, aspetta. Ci sono le note, ve le devo leggere. Davana, cedro, iris, patchouli, Goyaquod, legno di guaiaco, suede, assoluto di vaniglia, oud del Laos e benzoino. Claudia, that's it. Quindi, no, niente, veramente, veramente bellissimo. Complimenti, Thomas. Io l'ho già fatti, in bocca al lupo. In bocca al lupo, ragazzi, a tutti i brand, soprattutto ai brand giovani. Ai brand giovani, veramente, sempre in bocca al lupo, perché non è facile, non è facile in questo momento dove tutti stanno esplodendo. Quindi veramente in bocca al lupo. Io ragazzi, voglio sapere se voi avete qualche raccomandazione, se qualcosa vi incuriosisce più di altro, se siete stati apiti, fatemi sapere che cosa vi è interessato, che cosa vi è piaciuto. Vi ricordo come sempre di commentare, mettere like e iscrivervi al canale. È gratis, non vi costa niente, a me mi aiuta tantissimo. Di seguirmi su Instagram come Claudia underscore Majorana. Scusate la mia parlantina così di oggi. È lunedì per tutti. È lunedì post-pitti. I don't know. You get me, you know me, no? Voi mi sentite? Un bacio grande, bambini, ciao!